Budget e tetti di spesa per la sanità fissati a inizio anno. L'annuncio in conferenza stampa del presidente commissario Donato Toma insieme al subcommissario Giacomo Papa. Decreti firmati che introducono diverse novità, tra le più rilevanti l'incremento del 20% del budget per i pazienti molisani. Abbiamo assunto alla fine del 2020. 22 i tetti di spesa che erano necessari per attribuire i budget a tutte le strutture sanitarie private e pubbliche della nostra regione. Abbiamo avuto anche la preventiva eh, cosiddetta valutazione da parte della sanità che è pervenuta ed è, ed è in realtà un plauso per l'attività commissariale. Quindi eh, accogliendo anche le istanze di tutti gli operatori di sanità ad avere ad inizio anno Budget a gennaio abbiamo assunto anche i budget ad inizio anno, i cosiddetti tetti di spesa ad inizio anno. La cosa importante è che abbiamo eh, trasferito 10 milioni in più sulla sanità riservata ai molisani: prima curiamo i molisani. Poi curiamo gli altri. Riequilibrati anche i carichi sul territorio con un potenziamento per i serni e Termoli. Abbiamo ridistribuito i carichi in realtà sulle prestazioni della rete territoriale eh, potenziando i serni, a che aveva un'assegnazione un di tetti di spesa eh, minore rispetto al passato, ma su un'esigenza di eh, sanità maggiore e Termoli per lo stesso motivo. Resta sul tavolo un tema spinoso, quello della radioterapia al gemelli. Il Gemelli eh, ha chiesto un. Eh, un, un incontro con Agenas, la struttura commissariale sarà presente penso in settimana e noi siamo sempre aperti al dialogo. Toma infine ha anche parlato del suo futuro, per me la priorità è il diritto alla salute dei molisani ha detto per questo ho messo anche in conto la possibilità di non essere ricandidato. L'attività commissariale è un'attività amministrativa ispirata a delle linee guida del governo l'attività del presidente è un'attività istituzionale ma è anche collegata ad una scelta politica dei cittadini molisani. Le due cose non sono collegate, perché se fossero collegate io non avrei dovuto accettare di fare il commissario ad acta in questa situazione così complessa.